il ricorso per Cassazione penale, questo è un importante tema di un seminario giuridico che si terrà sabato 10 maggio dalle 8.30 alle 13.30 presso la Casa della Cultura di Palmi. Il seminario è organizzato dalla NAI, l'Associazione Nazionale degli Avvocati Italiani, di cui il presidente della sezione territoriale, l'avvocato Salvo Surace. Avvocato, allora, intanto vogliamo dire, annunciare che sono i relatori del seminario, insomma, pare che ce ne sono un ricco parterre. La scelta del seminario sul ricorso per Cassazione è nata dalla convinzione di un servizio che vogliamo rendere alla classe forense, di cui abbiamo dal versante associativo contribuire alla formazione per arrivare ad un confronto di qualità poi in sede processuale, quando il confronto veramente conta. L'attenzione posta sul ricorso per Cassazione deriva dall'importanza che ha l'istituto, importanza centrale, segna l'ultima istanza dei nostri tribunali, e il tribunale veramente di ultima istanza, laddove si decidono in definitiva i destini finali, nel bene e nel male, di coloro che si rivolgono per vedere tutelati i propri diritti. Quindi è un livello veramente, veramente alto, che suscita anche un certo fascino, visto come Cassazione, il massimo organo di giustizia italiana. Noi abbiamo fatto altre iniziative a Palmi, alla Casa della Cultura, in questo itinerario, con un sodalizio importante che abbiamo raggiunto con Camera Penale, realizzando iniziative che sono risultate veramente apprezzate e largamente partecipate. C'è stato il seminario sulla prova penale, che ha beneficiato della presenza del professore Bettol da Padova, assieme al prestigioso Armando Veneto, che ha trattato argomenti importanti. Abbiamo avuto presenza dei giudici del nostro tribunale, il dottor De Gregorio, c'è stato il dottore Di Palma, e così sono succeduti nei nostri seminari fior fior di culture giuridiche e di addetti ai lavori dei rappresentanti qualificati. Avvocato, scusi, la Cassazione, no? L'istanza suprema, no? Non tirando questa sede giuridica, ribalta, no? I precedenti giudizi. Come questa cosa? Molto il cittadino resta sconcertato, disorientato. Dice, com'è possibile? Per l'area di giudizio, poi arriva la Cassazione e rimette tutto in discussione. Certo, avviene alle volte che in quella sede i giudici, che sono i massimi giudici italiani, colgano nel ricorso proposto, nei motivi assegnati, elementi certi che inficiano il giudizio che sin qui era stato reso, e quindi ribaltano, si dice così nell'espressione, nell'accezione più comune, ribaltano la situazione, ma in realtà ristabiliscono la giustizia dove è stata violata. È importante sottolineare che proprio la Corte è giudice di legittimità, si accerta in una serie di casi che sono indicati dal 606, che costituiscono i motivi del ricorso, che non ci siano stati errori in procedendo o errore in giudicando, vale a dire che siano stati rispettati nell'applicare la legge al caso concreto, nel giudicare un caso concreto, i canoni essenziali che devono sempre presiedere allorché si amministra la giustizia, in modo tale che il diritto, e prima di tutto il diritto, sia in ogni caso il fattore vincente nelle situazioni che si vanno sul piano della giustizia ad attualizzare attraverso
il ricorso appunto alla giurisdizione. Molte volte l'espressione avvocato è che non sia soltanto un giudizio formale, non sugli atti formali per cui se c'è stata qualche distorsione nei giudizi precedenti, ma molte volte si entra nel merito, è possibile o è un'impressione? No, la Cassazione non è il giudice di merito. Una delle attenzioni che l'avvocato o l'estensore del ricorso deve porre sempre è quella di non debordare sul fatto, sulle vicende che attengono al fatto e sul merito delle questioni, ma di attenersi scrupolosamente agli aspetti di diritto delle questioni, vedere se l'applicazione del diritto è stata violata. Si fa riferimento ai cosiddetti vizi di legittimità, che sono tassativi. Il debordare, cioè uscire fuori da questa tassatività, da questa tipicità che è indicata dal 606, significherebbe esporsi al rischio concreto della inammissibilità del ricorso. E purtroppo si verifica sempre più frequentemente, siamo già al 63%, un dato impressionante di ricorsi che vengono dichiarati inammissibili appunto perché hanno deviato da quella che era la retta via del ricorso. Quindi nel momento in cui si redige un ricorso bisogna prestare molta attenzione, quindi è un lavoro di grande qualità giuridica, di grande finezza, di grande competenza, non peraltro non è richiesta appunto che sia un cassazionista. Se non vengono redatti i ricorsi nella maniera tipizzata, si finisce per rendere un pessimo servizio alla causa che si vuole servire, che è quella di rendere giustizia al cittadino che si rivolge all'avvocato e che vuole che la legge sia applicata, ma sia applicata rispettandola veramente e non trasgredendola anche sotto il profilo processuale, sotto il profilo sostanziale. Questo è il mio obiettivo. Allora diciamo brevemente chi sarà il relatore, il dottor Saverio Felice Mannino. Dunque, noi abbiamo come relatore, ecco, è costruito il seminario su questa figura centrale che è quella del dottor Saverio Felice Mannino, è il presidente della terza sezione della Cassazione Penale, che è, diciamo, è la massima espressione della giurisdizione in Italia, e gli abbiamo affidato un argomento di grande spessore che è quello dei vizi della motivazione nel controllo della Corte di Cassazione. Noi siamo convinti, a parte della centralità soprattutto dell'argomento che viene trattato, perché è l'aspetto principale che occupa tutti quanti, è l'indagare nella motivazione per cogliere i vizi, significa penetrare dentro il ragionamento del giudice, e ci sono delle tecniche e la Cassazione e in questo senso è maestra, quindi ricerca l'esistenza o meno di queste vizi di motivazione, se non dovessero esistere certamente talmente per l'accoglimento del ricorso. E allora ascolteremo sicuramente con attenzione il Presidente e ci renderà certamente una lezione magistrale da quel livello, con l'esperienza che ha, col vissuto della Cassazione, e per noi sarà motivo di ascolto privilegiato, attenzione proprio grande e gioia quasi di poter assaporare a quel livello lo svolgersi del diritto attraverso l'applicazione concreta che la Corte ne fa. E capire di più di questa tecnica della Cassazione, capire di più anche del patema d'animo del giudice di Cassazione, di quello che soffre, di come vive, è una cosa che ci entusiasma, ci affascina e speriamo di trarne veramente, diciamo, grande gioia domani stesso. Poi c'è l'avvocato veneto
che tratterà un argomento di primaria importanza, che è quello della stesura del ricorso per Cassazione. Un esperto come Armando, un maestro di diritto, ci dirà i segreti della tecnica di redazione del ricorso, disciplinandone il contenuto, illuminandoci sulle tecniche e insegnandoci le strategie. Tutto quello che occorre per fare un buon ricorso, e significa anche un buon servizio a chi diciamo diventa destinatario di provvedimenti restrittivi da parte degli organi a loro preposti, il PM e i magistrati che si occupano di queste problematiche. Quindi dare ai giovani avvocati e anche a quelli meno giovani suggerimenti tecnici, specialistici, su come redigere il miglior ricorso possibile, credo che sia uno di quei servizi che rendiamo alla classe forense, che noi vogliamo migliore in qualità, per rendere la giustizia migliore nella qualità. Quindi in un certo senso inserisce in un circuito dove la comunicazione, la crescita, per il principio dei vasi comunicanti che ci sono tra i giudici cosiddetti e gli avvocati dall'altra parte, se sono di livello sempre più alto, cresce la qualità della giustizia e ne trae beneficio tutto il sistema. C'è infine il dottor Matteo Centini, che andrà ad occuparsi del ricorso per Cassazione in sede cautelare. Noi sappiamo che le misure cautelari sono quelle che proprio mettono in vincolis le persone, le privano della libertà fondamentale, quindi finiscono in carcere, e nasce e deriva un dramma da questa scelta. Noi intanto pensiamo che queste misure debbano essere da razio estrema, ma dopo tanti accertamenti, addirittura è stato spesso detto, e forse non sarebbe stato male, che ad irrogarle fosse non solo un magistrato, ma più un magistrato, quasi a dire della ponderazione che attorno a queste misure ci deve essere. Ma il ricorso per Cassazione, quando ci sono misure di tal genere, diventa il ricorso principale per poter vedere riconosciuto il proprio diritto non solo alla difesa, ma alla innocenza che attraverso il ricorso si vuole provare. E anche lì bisogna andare con i vizi di legittimità quasi tipici, per evitare che si debordi anche nei ricorsi cautelari da quelli che sono proprio il canone operativo e di direttrice di marcia, incanalarlo verso il vizio di diritto, di legittimità, perché anche quello è un ricorso di legittimità che si va a fare in Cassazione, parlando della Cassazione. Va bene, avvocato, grazie. Adesso diamo di nuovo, ribadiamo l'appuntamento per sabato 10 maggio dalle 8:30 in poi, fino alla presso la Casa della Cultura di Parma, tema del ricorso per Cassazione penale, seminario giuridico organizzato dalla NAR.